La strage di due bambini innocenti a Vittoria, investiti dinanzi all'uscio di casa giovedì sera da un SUV condotto da un pregiudicato drogato e ubriaco. È arrivata durante la celebrazione dei funerali per Alessio D'Antonio la notizia della morte del cuginetto Simone al Policlinico di Messina. Una folla commossa e attonita, addolorata ma decisa a reagire, ha accompagnato la bara bianca dalla casa di via 4 Aprile in chiesa. Il papà di Alessio: chiedo giustizia. Ritardi nei soccorsi, l'autopsia su Alessio evidenzia che non si poteva far nulla. Oggi esame autoptico anche su Simone. Oggi in carcere l'interrogatorio di Rosario Greco, l'investitore assassino, e ieri altre due vittime nello Sciclitano. A Iungi, in un incidente autonomo, muore un 16enne tunisino a Cavadaliga, travolta da un'auto, una 24enne. Il conducente arrestato per omicidio stradale, aveva assunto cocaina. Sono sotto sequestro i locali che a Vittoria ospitano il commissariato della Polizia di Stato. Appartengono per metà a Rocco Luca, in carcere con l'accusa di associazione mafiosa, nell'inchiesta che ha colpito 7 componenti della famiglia Gelese. Li acquistò 7 anni fa all'asta indetta dal Tribunale di Ragusa. Cresce il livello della protesta contro lo stallo del progetto per la costruzione della nuova strada Ragusa-Catania e il Partito Democratico lancia la marcia a piedi per l'intero percorso. Raduno oggi pomeriggio al Bivio Coffa, quindi in cammino per 24 ore fino all'aeroporto Fontanarossa. In testa il segretario regionale Faraone. La notizia è arrivata mentre nella chiesa di San Giovanni Battista, gremita e attonita, la commozione intorno al tragico destino di Alessio era totale e palpabile. Neanche Simone ce l'ha fatta, il suo quadro clinico era disperato, il bimbo ha lottato con coraggio ma si è dovuto arrendere. E così dentro la chiesa il suo destino si è unito a quello del cuginetto Alessio, dal quale si era separato giovedì alle 21.30, quando i loro corpicini sono stati devastati dalla guida criminale di un SUV ad opera del pregiudicato Rosario Greco, imputato ora di duplice omicidio stradale. Simone D'Antonio, 12 anni, cuginetto di Alessio, era in coma farmacologico. La speranza che potesse farcela dopo l'amputazione delle gambe c'era e i medici non escludevano questa possibilità, ma è andata diversamente. E proprio nel momento in cui la città di Vittoria in chiesa si stringeva ad Alessio e alla sua famiglia, è arrivata la notizia che anche Simone si univa allo stesso percorso. Abbiamo saputo che è mancato, sì. Una tragedia veramente ancora maggiore. Oh sì, purtroppo sì. Da cittadina come vive questo momento? Tristissimo, lei è la cugina, guarda, loro sono i cugini. Non si può capire, non si può spiegare, non lo so. Dovrebbe marcire lì, ma mi sa che poi trova qualcuno che lo fa uscire, ma non è una cosa corretta. Lei è il cugino diretto? Sì. Quindi come vive un po' questo momento? Non ci sono parole, solo questo. Sul sagrato il go-kart che il bambino amava guidare, mentre sotto l'altare l'altra sua grande passione, quella della batteria. La piccola bara bianca è stata trasportata a spalla dalla casa di via 4 Aprile, ovvero il luogo della tragedia, in un silenzio a tratti irreale fino in chiesa. È rinchiuso invece nel carcere di Ragusa in attesa di essere interrogato domani dal giudice il 37enne vittoriese Rosario Greco, il guidatore del SUV che ha investito in pieno i due cuginetti mentre giocavano davanti al portone di casa. L'uomo aveva già ammesso agli investigatori di essersi messo al volante della Jeep Renegade nonostante avesse assunto cocaina e bevuto birra. A bordo c'erano altri 3 amici di Greco, pure loro indagati.
una batteria che Alessio amava suonare e un go-kart con il quale amava giocare. Anche in questi oggetti, nei pensieri che li hanno fatti materializzare in alcuni piccoli gesti, è vivo e palpabile il sentimento dell'ultimo saluto così prematuro ad un bambino che aveva il diritto di vivere. E nella cerimonia funebre irrompe tutta la carica del dolore, della commozione e della voglia di dire «Basta, mai più». Cosa rispondere a un adolescente arrabbiato che ci chiede perché Alessio non potrà più vivere? Cosa rispondere ai bambini, ai suoi compagni di classe che intanto ricordano Alessio e pregano per la vita di Simone? Come rispondere, oltre alla condanna ferma e decisa, a questo grido di rabbia e di dolore che rimbalza di casa in casa, di scuola in scuola, di città in città? A settembre Alessio avrebbe dovuto iniziare la frequenza di quel corso ad indirizzo musicale a cui aveva tanto aspirato, riuscendoci. Il prossimo anno scolastico l'orchestra della scuola si sarebbe arricchita del ritmo della sua batteria. Perché? Ci chiedono. E le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, di rasserenamento, di comprensione. Perché a questa età, che si definisce e si articola progressivamente l'identità di ciascuna bambina e di ciascun bambino, sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di protezione e contenimento. Ciao Alessio, non volevamo essere qui per dirti addio. Il tuo sorriso e il tuo entusiasmo ci sorreggevano. Le nostre giornate saranno più vuote senza di te, perché sapevi trasmettere gioia, spensieratezza, ma anche impegno sociale, come hai dimostrato in questi giorni di attività del CREST. E soprattutto ci devi amore. Non possiamo dimenticare quel giovedì mattina quando ci dicesti che eri troppo grande per determinati giochi e commentavi dicendo di voler diventare un animatore. Oggi siamo qui per dirti che sarai l'animatore di tutti quanti noi, ogni giorno della nostra vita. Ciao piccolo angelo, sarà difficile dimenticarti. Impossibile non ricordarti. Una partecipazione spontanea, immediata, sentita, fin dall'uscita della bara dalla casa di Alessio. Poi il corteo fino alla chiesa di San Giovanni Battista, dove si daranno appuntamento in tanti, veramente in tanti, voce della vittoria degli onesti, della città sensibile, solidale, riflessiva, convinta che anche oltre l'emotività del momento occorra uno slancio radicale nell'espellere e nell'isolare il marciume sociale che si nutre di comportamenti criminosi che devastano la comunità, come quello che ha assassinato due bambini innocenti, distrutto due famiglie, ferito a morte il sentimento di umanità di tutte le persone per bene.
Il dolore si impossessa di ogni viso, dentro e fuori la chiesa, intorno alla bara di Alessio. Mamma e papà portano il peso più grande, ma è anche l'ora di dire le cose come stanno, di lanciare un piano di reazione morale perché mai più la città sia così passiva e distratta rispetto al cancro sociale che la corrode dall'interno, tollerando comportamenti che non possono essere permessi e che devono vedere un muro alzarsi prima che una tragedia si consumi. E il papà di Alessio trova la forza per intervenire. Io sono il papà d'Alessio. Io voglio dire solo una cosa a tutta l'Italia. Solo chiedo giustizia. Giustizia per mio figlio. Spero che questa storia che è successo di mio figlio porta avanti qualche cosa come giustizia, perché noi è distrutta una famiglia intera, non si può andare avanti così pensando a un bambino, mio figlio, che per me non era un bambino, era un uomo, per me era tutta la vita, anche di sua mamma è stata quella che l'ha fatto partorire e come ha avuto i dolori. Quando l'ho fatto partorire, ora c'era peggio, perché quello era un dolore di gioia. Oggi sono dolori che non si possono dimenticare. E tengo a dire anche che per questa vicenda che è successo, noi dobbiamo pure lasciare la casa perché non ce la facciamo. Guardate mia moglie, guardate me, avete visto tutto. E comunque spero per tutta l'Italia giustizia. Poi arriva il momento in cui il distacco si prefigura e l'urlo è straziante. Quello che possiamo fare è semplicemente stringerci tutti attorno a queste due famiglie che sono distrutte dal dolore. Questo dolore lo portiamo anche noi insieme con loro. Certo, per loro è una grande perdita. Si tratta di due ragazzi che erano a scuola e che potevano andare avanti. Io sono intristito dal fatto che rimane un danno permanente nella vita di queste famiglie, perché nella vita di una famiglia
la nascita, la crescita, la proiezione in avanti è sempre quella. Però di fatto che cosa accade? Ci sono dei genitori feriti, ma insieme con i genitori c'è una comunità credente ferita e c'è anche una comunità civica ferita. Questo ci deve dare là, potremmo dire, per unire le forze e fare in modo che ci sia una sinergia delle forze locali che possano aumentare la dimensione dell'educazione, ecco, dell'educazione, delle buone prassi, dei luoghi di accoglienza, perché i ragazzi non rimangano mai per la strada, perché la strada è sempre cattiva nemica. Ecco, io credo che questo possa essere un augurio che ci facciamo per continuare il nostro cammino e soprattutto per oggi mettere in risalto questi due ragazzi che veramente hanno sofferto. Ed è giusto che ci sia la nostra presenza, che l'amministrazione comunale costituisca un presidio per questa comunità che si, dopo un momento di rabbia, deve ripartire da quelli che sono sentimenti di reciprocità, di vicinanza a queste famiglie che stanno vivendo questa tragedia direttamente. La persona che ha commesso questo reato era un pregiudicato e fra l'altro, ecco, aveva fatto anche abuso di alcol e di droga. Certo, sono cose inaccettabili da un certo punto di vista, ma dalle quali bisogna ripartire con propositi di equilibrio e di vicinanza appunto a questa realtà, a queste persone, in maniera tale che il futuro possa essere diverso, che non accadano più di questi fatti gravosi. Le istituzioni naturalmente sono tutte allertate rispetto a queste criticità, quindi l'amministrazione comunale farà la sua parte. Oltre ad essere amministrazione comunale siamo uomini di Stato e quindi seguiremo tutte le strade possibili. L'ambulanza del 118 è arrivato in ritardo e questo è in ogni caso un fatto deprecabile che va stigmatizzato. Ma il ritardo non ha avuto alcun effetto sulle possibilità che Alessio D'Antonio, il bambino di 11 anni investito da un SUV mentre era seduto sull'uscio di un'abitazione giovedì sera in via 4 aprile 87 a Vittoria, potesse essere salvato. La procura di Ragusa, dopo la denuncia dei ritardi da parte della madre, ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia, eseguita sabato pomeriggio alla vigilia dei funerali dal medico legale Francesco Coco. La relazione sarà depositata entro 60 giorni, ma alcuni elementi basilari delle risultanze sono già emersi. Alessio non poteva comunque essere salvato. Il bambino è morto a causa di una emorragia inarrestabile massiva provocata dal distacco violento di una gamba. Il pubblico ministero di turno Andrea Sodani ha aperto un fascicolo con 6 indagati. L'investitore, gli altri 3 che viaggiavano con lui, un medico e un infermiere intervenuti in seguito alla chiamata del 118. Per questi ultimi 2, con ogni probabilità, la mancata produzione di effetti da parte dei ritardi potrebbe indurre il magistrato a non procedere. E intanto oggi pomeriggio sarà effettuata l'autopsia anche su Simone, il cuginetto sopravvissuto all'impatto ma morto ieri mattino al Policlinico di Messina, dove era stato trasferito. Anche in questo caso la magistratura vuole verificare se i presunti ritardi nei soccorsi abbiano avuto effetti sulle possibilità che il bambino venisse salvato. Tutt'altra cosa è la posizione degli altri. I 3 che viaggiavano con l'investitore Rosario Greco devono rispondere di omissione di soccorso e di favoreggiamento. Il conducente di duplice omicidio stradale con l'aggravante di essersi messo alla guida dopo aver assunto cocaina è in stato di ubriachezza. Rosario Greco, pregiudicato per reati di armi di droga, è figlio di Elio Greco, personaggio di spicco della criminalità vittoriese, pregiudicato per vari reati e in atto detenuto in carcere, imputato di associazione mafiosa e di tentativo di omicidio.
Non si ferma la scia di sangue in provincia di Ragusa e ancora una volta uno dei due incidenti mortali è stato provocato da un conducente che si è messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in questo caso cocaina e metadone, due distinti incidenti nello Ciclitano che hanno mietuto altrettante vittime. A perdere la vita stamattina un giovane di 16 anni tunisino che si trovava alla guida di un motorino e Martina Aprile, 24 anni, che è stata investita un'ora dopo la mezzanotte da un giovane che si trovava alla guida di una Y10. Il primo sinistro è avvenuto a Scicli, in Viale dei Fiori, nel quartiere Iungi. Il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del motorino ed è andato a sbattere contro un albero. L'altro incidente è avvenuto in Viale Pace a Cavadaliga. La giovane, a conclusione del turno di lavoro nel vicino ristorante, assieme ad un altro collega, stava depositando il sacco dei rifiuti in un cassonetto quando è stata travolta dal mezzo che l'ha trascinata per alcuni metri. A nulla è valso il tentativo di un passante di praticargli il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ferito il suo collega di lavoro, un 41enne, che è stato ricoverato in ospedale per escoriazioni. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Scicli. Le analisi eseguite subito dopo sul conducente dell'auto, uno ciclitano di 34 anni, hanno accertato che il giovane aveva fatto uso di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale aggravato. Non è stata resa nota la sua identità, però pare abbia dei precedenti specifici che in passato gli hanno comportato la sospensione della patente. Il giovane si trova in carcere a Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Martina Aprile lascia il compagno, un bambino piccolo. Tra gli immobili sequestrati con decreto del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Salvatore Luca, imprenditore gelese indagato per associazione mafiosa insieme ad altri 6 familiari, ci sono anche locali che ospitano il commissariato della Polizia di Stato di Vittoria. È un immobile sito in via Emanuela Loi 40, per metà di proprietà di Rocco Luca, figlio di Salvatore, anch'egli in carcere insieme al padre e allo zio. Il Ministero dell'Interno vi ha allocato la sede del commissariato nel 1992, quando però l'immobile aveva un altro proprietario. Ma 7 anni fa, in seguito ad una vendita all'asta, l'edificio è passato per metà nelle mani della famiglia Luca e quindi è stato colpito, così come tutti gli altri beni, per un valore di 63 milioni di euro dal provvedimento di sequestro. Ovviamente un certo imbarazzo si coglie in questi giorni nel Ministero dell'Interno e negli ambienti della Polizia. Peraltro i locali sono tutt'altro che idonei e funzionali, sicché anche senza questa bizzarra evenienza sopravvenuta andrebbe cercata una soluzione alternativa. Come è noto, nell'inchiesta sfociata nell'arresto di 3 componenti della famiglia Luca e nella misura del divieto di dimora nelle province di Ragusa e Caltanissetta di altri 4, è indagato il dirigente di polizia Giovanni Giudice, vittoriese all'epoca dei fatti, commissario di polizia Gela e successivamente dirigente della squadra mobile di Caltanissetta. L'inchiesta ruota intorno ad un'attività di compravendita di auto usate, posta al servizio dei rapporti con Cosa Nostra. Con l'operazione Camaleonte compiuta dalla Guardia di Finanza sono finiti in manette i fratelli Francesco Antonio e Salvatore Luca, nonché il figlio di quest'ultimo, Rocco Luca, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. E Rocco Luca risulta proprietario del 50% dei locali che ospitano a Vittoria il commissariato della Polizia. Sono stati inoltre sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Caltanissetta e Ragusa per il reato di riciclaggio Francesco Gallo, genero di Salvatore Luca e soggetto coinvolto nella gestione di alcune imprese riconducibili alla famiglia Luca. Concetta Lonigro, moglie di Salvatore Luca e rappresentante legale di diverse aziende riconducibili alla famiglia. Emanuela Lonigro, sorella di Concetta e prestanome della famiglia Luca, e Maria Assunta Luca, figlia di Salvatore e socia in molte aziende della famiglia. Sono state inoltre sequestrate tra Gela e Ragusa 7 aziende, nonché disponibilità finanziarie e beni immobili riconducibili all'impero economico e finanziario della famiglia Luca, per un totale complessivo stimato in 63 milioni di euro. Tra questi 49 immobili del Residence Punta di Mola a Marina di Ragusa, le aziende sottoposte a sequestro sono le seguenti: Luca Auto SRL, Car Luca, Terranova Immobiliare, Immobil Luca, Luca Immobiliare, Luca Costruzioni, Mirto SRL.
Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, a nord, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. A sud, schiarite alternate a nubi sparse. In serata, a nord, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. A sud, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, nubi irregolari con deboli temporali. A sud, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, a nord, nubi e schiarite con possibili piovaschi. A sud, schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali. Dopo la marcia lenta in auto, la marcia a piedi da Ragusa a Catania. Il Partito Democratico Siciliano si mobilita per tenere viva la necessità che si faccia chiarezza sull'iter per la realizzazione della nuova strada che dovrà collegare la città Iblea a quella etnea e che corrisponde ad un bisogno del territorio. Nel pomeriggio, nell'area di servizio all'altezza del bivio per Coffa, esponenti del partito si ritroveranno per avviare una lunga camminata che, dopo 24 ore, li porterà all'aeroporto. A guidare il gruppo il segretario regionale del partito Davide Faraone. La marcia lenta era comunque in macchina è molto più breve. Questa è, diciamo, abbastanza faticosa perché fatta a piedi 90 chilometri che vogliamo chiudere in massimo 24 ore ed è proprio un gesto clamoroso rispetto al clamore che abbiamo registrato quando hanno interrotto la realizzazione di un'opera che di fatto stava già prendendo l'avvio con il nostro governo, il governo del passato che aveva già avviato addirittura gli espropri. Ragusa è una delle poche province d'Italia, forse l'unica, a non avere un'autostrada che la collega con altre infrastrutture, con l'aeroporto di Catania e con tutto il resto. Ed è veramente un'angheria il fatto che la si continui a tenere in questa condizione di marginalità. È scandaloso che hanno detto blocchiamo quel progetto di finanza presentato al vecchio governo perché non si è capita bene la ragione, però ve ne facciamo uno noi in cui paga tutto lo Stato, quindi non c'è più il privato in quota parte ma ci sarà tutto lo Stato. Lo hanno detto già parecchi mesi fa. Dopodiché ad ogni scadenza ci dicevano in questa seduta del CIPE verrà approvato il nuovo progetto e ogni volta è stato approvato un tubo e siamo fermi e continuano a rinviare. Quindi vuol dire che questi non hanno idea di quello che si deve fare. Io ricordo che sono gli stessi che hanno bloccato una serie di infrastrutture in tutta Italia, sono gli stessi che hanno bloccato 10 miliardi di euro investiti in Sicilia per le infrastrutture. Il governo Renzi e il governo Gentiloni, prima di andare via, hanno destinato 10 miliardi di euro per le infrastrutture in Sicilia. Questo governo, insieme al governo regionale, si sono mostrati incapaci di investirle queste risorse. Per cui è scandaloso quello che sta accadendo e proprio perché è scandaloso noi oggi facciamo questo gesto clamoroso per denunciare e soprattutto per dire sbrigatevi altrimenti andatevene a casa.